Il 2 di ottobre presso il Tennis Club di Bibbiena si terrà una serata dedicata agli sport di combattimento. Ne parliamo con Andrea Voltarelli. Andrea, cosa succederà il 2 di ottobre? Allora, finalmente siamo riusciti a portare in Casentino un galà di sport da combattimento. La serata è una serata dove, come dicevo prima, è incentrata proprio sugli sport da combattimento, quale il K1, la kickboxing. E ci saranno 10 match. Di questi 10 match, 3 saranno da pro, quindi saranno dei match di livello internazionale. E gli altri 7 match che sono da dilettanti, 5 di questi 7 match sono di ragazzi della nostra palestra, del nostro team. Quindi diciamo che c'è anche gran parte di ragazzi del Casentino. Ecco, un galà, quindi qualcosa che richiama la festa, ma anche un livello altissimo, quello che meriti come palestra appunto qui di Bibbiena. Certo, la serata sarà una serata, come dicevo, a livello internazionale. Verrà impostata veramente come uno di questi galà che siamo abituati a vedere in televisione. Questa volta lo potete vedere dal vivo direttamente sabato 2 ottobre. Quando si parla di sport da combattimento, soprattutto riportati in scenari diversi come quelli delle città, si pensa sempre a qualcosa di particolare, a qualcosa di nicchia, molto di nicchia, magari accostato anche, non so, a risse, cose del genere. Invece mi dicevi che questi sport hanno dietro una disciplina ferrea. Certo, purtroppo è un male comune questo di associare gli sport da combattimento alla violenza, anzi posso dire che nei miei 20 anni di carriera sono proprio questi sport e chi pratica questi sport i primi a fare un passo indietro nel momento in cui ci sono situazioni di violenza. Questo sport si basa sulla disciplina, il rispetto e queste sono cose fondamentali. Casentino Combat, è questa la sua filosofia, cos'è, quando è nato e cos'è oggi, Andrea? Ma guarda, Casentino Combat è nata tutta per gioco, tra virgolette. 13 anni fa siamo nati in un corso che abbiamo tenuto alla palestra di strada, al bowling in Casentino, inizialmente quasi per gioco, ci siamo appassionati con una decina di ragazzi e poi 5 anni fa abbiamo deciso di creare invece una realtà importante qui in Casentino e da qui è nata la Casentino Combat. Ricordiamo a tutti, sabato 2 ottobre, Fight Night, ma soprattutto lo sport nella sua essenza più pura. Certo, invito tutti a partecipare che sarà un evento, come dicevo, mai visto prima in Casentino.